in the air sometimes, saying ayo, gotta let go. Eccoci qua ragazzi, ben ritornati sul mio canale. Allora, oggi siamo qua con questo bellissimo gioco di Outlast che io mi sto già cagando sotto prima di partire. Opzione, io l'ho appena scaricato, è completamente in italiano. L'unica cosa, quando vi chiederà di mettere la patch, non la mettete, perché la patch non serve, anzi se la mettete non va, quindi vi consiglio di non installarla e neanche di scaricarla, ecco. Allora, lingua italiana, mostre tutorial, mirino sì, inverti l'asse no, vibrazione controller sì, mettiamoci i sottotitoli. Conferma. Nuova partita. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento. Vesti i panni di Miles. Non so come si legge, ma... Un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno, sempre pronto a rischiare il tutto per tutto per indagare sui casi impossibili. Stai cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio di Mount Massive. Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Mountain Massive hai solo tre possibilità: correre, nasconderti o morire. Oddio, via. Sperando sempre che il mio PC lo regga, perché non è un PC da gaming, è banale Acer, quindi vediamo. Intanto siamo in macchina in questo momento. Oddio! Aiuto! Mi sto cagando! Oh, c'ho il cuore a mille! Porco cane! Brrr! Mountain Massive! Oddio! Oddio! Ok. Mano a mano, spegni! Confidenze, allora. 17 settembre 2013. Oggetto, info attività legali nella clinica psichiatrica Markov. Non mi riconosci? Devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico nella clinica psichiatrica Markov di Mountain Massive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frega un cazzo. Per me quelli possono andare tutti a fare in culo. Lì dentro succedono delle cose orribili, non riesco a capire, anzi... Non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre e quelli di Markov fanno i soldi, devono saperlo tutti. Chiudi. Perfetto. Le pile, la fotocamera. Oddio! Press. Oh, ok, perfetto. Adesso vediamo se mi legge il controller della 360. Vediamo. Sì, perfetto. Gli obiettivi ne vengono aggiornati nel tuo taccuino da reporter. Contiene anche le tue note.
Perfetto, B indietro, documenti A, l'informatore, perfetto. Ok, andiamo. Oddio! Non ho le mutande di ricambio. Documentiamo, ragazzi. Oddio. Ma perché? Perché giocare a quest'ora di notte? Perché? Se c'è nessuno. Ah, ok, correre con LB. Mountain Massive. Oddio. Non c'è un campanello? Scusi. Oddio, che nebbia. Che paura, mi sono cagato da solo nel saltare. Deficiente. Oddio. Mi sto anche pisciando addosso. No, torniamo indietro. Aspettate, ragazzi, devo aumentare la sensibilità. Opzioni. Perfetto. Ok, così va meglio. Quando la videocamera è accesa puoi ingrandire la visuale. Ok. Perfetto. Che vieni qua. Oh, questa musica mette l'angoscia. Oddio. C'ho ancora la sensibilità troppo bassa. Ok. Ma chiudi piano che ci sentono, idiota! Dio! Che cazzo è? Oddio! Ma vaffanculo! Brrr. Madonna, c'è la pelle d'oca anche nei piedi del culo! Porco cane! Ma perché? Dove devo andare? Di qua? No, non c'è niente. Ma perché hai cambiato le batterie adesso? Oddio. Chiudiamo, va. Ok, per attraversare le stelle muoviti verso di esse, ok.
Sì, a posto? Sì. Perfetto, qua non c'è nient'altro? No. Computer, Facebook? Questo? Niente. Oddio. No, non leggiamo niente, ragazzi. Iano! Oddio, ma è sangue. Oddio. Oh merda! Oh merda santissima. È chiuso. Qua? È chiuso. Che cazzo? Qua? Niente. Cazzo, che strizza! Filmiamo, filmiamo tutto. Oh, merda! Oddio, mi si vede un cazzo. Scusate la bestemmia. Porca troia. Porca troia. Porca. Scusate la bestemmia. Merda. Mi sono cagato addosso. Questa musica non ti aiuta. Porca troia. Oddio, gli manca la testa. Porca troia. Troia porca. Oddio, ce n'è uno appeso. Qua? Cosa c'è? Qua c'è un altro. Oddio. Oddio. You have to get the fuck out of this terrible place. No, 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 accendi, accendi che non vedo niente. Oddio. Una mano oddio.
qui la porta è chiusa. Oh cazzo! No, 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 lasciami stare! Cazzo, questo gioco è da infarto! È da infarto! Sembra quello della famiglia Adams, come si chiamava? Non lo ricordo. Merciful God, you have sent me an apostle. Spellatore. Guard your life, son. Abbi cura di te, figliolo. Ho ricevuto la chiamata. Che chiamata? Nuovo obiettivo. Fuggi dal manicomio. Accedi ai comandi della sicurezza per sbloccare le porte principali. Report. Vediamo. Notte. Sono dentro. Sono dentro, ci sono cadaveri ovunque, sangue, bruciature. Su un bancone sono allineate delle teste umane, come se fossero bottiglie. I corpi degli scienziati che lavoravano qui penzolano dai soffitto, madonna. Sui beige c'è scritto laboratorio di ricerca avanzata Markov. Il modus operandi della Markov è da sempre quello di guadagnare usando la beneficenza come facciata. Fanculo il terzo mondo, se c'è da fare un altro miliardo. Ma come pensava di arricchirsi con un edificio pieno di pazzi? C'è una specie di soldato speciale impalato come un maiale allo spiedo. Mi dice di scappare e poi muore. Ormai è tardi, non posso più uscire. Da dove? Da dove volevo finire di leggere, cazzo? Ah, da dove sono entrato? Perfetto. Oddio. Sei morto? Lo leggeremo poi, ragazzi. Sei morto. Ho chiuso. Merda, chi è quello là? Oddio, devo andare anche al bagno, porco cane. Niente. Witness, cosa vuol dire witness? Non ho la più pallida idea, filmiamo. Guardate qua. Oddio, cos'è sta roba? Teste. Ma no, galleggiamo sul sangue. Santissimo. La batteria. Merda. Chi ha chiuso la porta? Qua c'è qualcosa? No. Security, ti serve una chiave elettronica per aprire la porta. Oddio, questi rumori mettono l'angoscia. Qua
Ok. Tu ce l'hai la tessera? No. Oddio, guardate, lascia anche le impronte. Perché si è bloccato per un attimo? Cazzo succede? Oddio. No, ho visto male. Ossentissimo. Di qua, di qua. Secondo te avremmo pagato per questo, perché dobbiamo morire? Woke ci ammazzerà tutti solo perché siamo malati. Siamo persone, non l'abbiamo voluto noi. Oddio. Via, via da qua, via. Oh, c'è uno là, c'è uno. C'è uno. Si muove, si muove. Oddio. Come faccio a andare qui là? Quella? No, non si può uscire, merda. Ok. Con la ricetta trasmittente non la posso prendere? No. Qua? No, non c'è niente. Oddio, mamma! Qua? Computer. Batteria, niente qua in zona, ragazzi. No. Qua? Nada. Qua? Nada. Nada. Oddio. Un altro documento. Qua? Niente. Madonna! Stai buono. Stai buono. Oddio, questi chi sono? Oh mamma, guardalo. No dai, sta musica mette angoscia, per favore, basta. 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 Madonna. Mi sto cagando io. Pensa a te quello che è dentro che sta giocando al posto mio. Ok, chiave elettronica, perfetto. Vediamo, note. Il testimone. Sono già a pezzi, mi sto togliendo i frammenti di vetro dalla testa e ho un paio di costole fratturate. Oh mio Dio. Un gigante deforme quasi mi ammazzava. Sembrava uno che ha cercato di fare un pompino alla grattugia. La Madonna. Mi ha lanciato contro un muro e sono svenuto. Mi sveglio e c'era un vecchio pallido con la faccia da pedofilo, ubriacone. Ha addosso un vestito da prete che si è fatto da solo e mi chiama apostolo. Non gli chiedo certo che... Non gliel'ho certo chiesto io. Ci sono parole scarabocchiate con sangue dappertutto.
Uomini devastati davanti alla televisore. Una folla di uomini devastati che guarda la nebbia in uno schermo della TV. Sembrerebbero dei pazienti. Sono sopravvissuti ma ormai sono involucri senza cervello. Oddio. Documenti. Ragazzi, non li leggiamo tutti perché altrimenti qua non andiamo più avanti. Cos'è sto rumore? Ancora lì. Non c'è nessuno. Scusate. Sta fermo lì, eh. Porca troia, baffa! Mollami! Vaffanculo, pezzo di merda! Ti venisce in canker! Se non dormi tu mi fai venire un accidente se non dormi. Via via da qua, via. Ok, dobbiamo andare qua. Via via via, non ti fermare. Cazzo di posto. Ma apriti veloce, non così piano che mi fai... Ok, sblocchiamo la porta. Che cazzo è? Ah, questo è il vecchio di prima. Oddio, vai! Porca troia. No, sto guardando dentro gli armadietti. No, ti prego. Vai, no! Mi ha trovato, merda! No! Dai, girati! Vai! No! Merda! Perché sono uscito? Perché sono uscito, cazzo? Non provare a combattere. No, ma non esco più, ho sbagliato tasto, cazzo. Zitti. Vattene figa. Vattene. Vattene, ti prego. Aspettiamo un attimo. Se ne sarà andato. Se ne sarà andato. Boh. Note.
Un cazzone spaventoso. Il cazzone mi sta seguendo. Ho trovato la cartella di un certo Chris Walker, ex poliziotto militare che è stato parecchie volte in Afghanistan. Molto del sangue versato qui dentro è per mano sua, ma non tutto. Esco? Via! No, non la chiudo la porta. So che non sei un PC da gaming, però su. Chi è quello lì? Guardate, guardate lì sotto. Oddio. Merda. Oddio, ho sentito dei passi. Oddio. Oddio mamma. Oddio mamma. Avevo sentito dei passi, ve lo giuro. Stiamo un attimo in silenzio. Sentite? Oh cazzo, ve l'ho detto io. Porca troia, vai via. Vai via. Stiamo al buio completo. Madonna. Se n'è andato, spero. Oddio! Oddio! Fammi entrare, fammi entrare! Ma perché? Ma te n'eri andato! Che cazzo è? C'ho paura ad uscire, giuro, c'ho paura ad uscire. Merda, sto filo. Oddio! No! 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 Porca troia! Via, via! No! Lasciami stare, no! Merda! No, tira su la telecamera! Vai via! Vai via! Via! Ma dai, esci di qua! Alzati! Ma porca troia!
Niente ragazzi, finiamo qua perché oggi c'ho la tachicardia. Niente, se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento, passate sul canale YouTube mi raccomando e ci vediamo con la prossima parte. Ciao!